Ma tu che, su che cosa saresti orientata? Più una maglia, lo so. C'è sta il pezzo di là? Di là ci stanno tipo pizzerie, roba così. Di sotto, sempre a parte di là, mi pare che ci dovrebbe sta roba dei caffè, Pewex, roba del genere, materazzi. Ok. Allora, stamattina mi avete visto che sono andata in giro, mi avete visto poco e niente. Sono andata al Gulliver dalle parti di Ottavia perché devo prendere un appuntamento per fare l'ecografia alla tiroide, perché l'ultimo anno sto avendo tipo soffocamento ogni volta che porto un maglione a collo alto, a volte anche con tipo così mi dà fastidio il collo. Quindi, dato che sia mia madre che mia sorella soffrono di tiroide e ci soffriva anche mia nonna da parte di papà, quindi mia madre ha detto andiamo a fare dei controlli. E più vi volevo far vedere che ieri nel vlog di martedì, mi pare, che vi ho fatto vedere martedì, che per me era lunedì il vlog, avevo comprato questa il completo a 1,50€ di questa mini caffetta, sto facendo solo vedere il pezzo sopra, in cui c'era il manico. Poi ieri sera con mio padre sono riuscita a mettere il pirolo per far reggere il manico e sono super contenta perché almeno ho la caffettiera nuova e non la devo buttare, praticamente nuova. E poi ieri ho provato il montalatte che non vi ho fatto vedere, e vi ho detto che oggi stamattina mi sarei fatta la cioccolata, invece non me la sono fatta, mi sono fatta il cappuccino stamattina e in caso me la farò oggi pomeriggio se riesco a farvela vedere. Il latte di latte è durato tipo un minuto perché ho fatto solo delle piccole clip, colazione, pranzo e cena. L'unica cosa è che non ho fatto la clip perché è uscita con mia sorella, e non ho fatto la clip in cui facevo vedere, diciamo che ho preso il caffè, però non è quello il problema perché comunque un caffè non è quello che sia. Mia madre ha messo a bollire l'acqua e tra un po' pranziamo e noi ci si vediamo nel pomeriggio sempre se riesco. Buongiorno e scusate se state al buio, ma ho la luce dietro e non ho acceso la luce. Io sto uscendo perché devo andare da una parte con mia madre, niente di serio, giusto si deve andare a consegnare le uova e a fare la spesa. Sì, sto andando di corsa perché mia madre va un po' di fretta. E adesso andate a vedere una persona da qui a casa che, se sentite la musica sottofondo, è lui. Andiamo a fare questo giro e dopo vi faccio vedere lo svuoto della spesa. A questo ragazzo gli piacciono gli stornelli romani, a parte che ha 20 anni, quindi vabbè, andiamo a fare questo giro. Scusate se vedete qua lo zaino, ma vi ho incastrato un attimino. Se sentite un rumore di sottofondo perché qui a Roma sta piovendo, meno nella zona in cui sto io sta piovendo. In questo momento siamo un attimo da Mauris,
Perché diciamo la signora che siamo andati a portargli le uova, la prima persona, diciamo è una parente e ci ha chiesto se potevamo andare a comprarle delle teglie da pizza, quelle grosse in alluminio. E mia madre gli ha chiesto se mi servivano subito o no, e ha chiesto se mi servirebbero subito. Gliele siamo andati a comprare subito e dopo gliele portiamo. Oggi è una giornata di M, molto più rispetto a ieri. Ieri ho visto il vlog, che faceva, sì, c'era brutto tempo, ma non pioveva più di così tanto. Pioveva proprio piano piano e se ne sta buttando davvero tanto, giusto perché dovevamo comprare, portare queste uova e andare a comprare qualcosa per casa. Sempre a me mi servirebbero gli assorbenti. Ieri non avevamo tanti soldi, quindi ho comprato solo gli assorbenti, i salvaslip, poi mi servivano gli assorbenti. E poi, a parte che ci serve, a parte gli assorbenti, la camomilla, io volevo prendere il cacao. C'era un'altra cosa che adesso mi sono completamente dimenticata. Mi verrà in mente nel momento in cui andremo a fare spesa. Perché c'erano due cose, poi ieri sera mia madre mi ha detto la camomilla, però io come deficiente non ho scritto le cose sulle note. Ho scritto su un pezzo di carta che ho lasciato puntualmente a casa. Però c'era qualche cosa che dovevamo comprare di urgente, a parte gli assorbenti, che adesso non mi ricordo. Che fino a ieri sera me lo sono ricordato, adesso mi sono scordata. Vabbè, quando viene mia madre, in caso lo chiederò e dopo vi terrò aggiornati, anche quando farò lo svuota la spesa. Non so se vi rendete conto di quanto sta piovendo. Abbiamo fatto spesa e ci siamo fracicate molto perché quando siamo usciti dal negozio a diluviato avevamo aspettato 10 minuti che davvero rallentasse, però ci siamo fracicate uguale anche nel momento in cui ha rallentato parecchio perché la macchina stava distante e c'erano alcune pozzanghere. Io sono uscita con le scarpette leggere, quelle forate, ve le faccio vedere, con queste, sono letteralmente zuppe i piedi. Adesso stiamo da un punto caffè, qui quei negozi che vendono solo caffè, di ogni marca e caffettiere, perché noi, come sapete, io ho una caffettiera Caffè Toscano, segni d'arte, e in questo negozio, diciamo che ad Anguillara ci sono due questi negozi di caffè con due nomi diversi. Solo una vende Caffè Toscano, purtroppo non ci sono di compatibili, anche se ce ne sono. Alcune marche sono uguali, però il caffè non lo fa, cioè va nel cestello invece di fuoriuscire nel bicchiere. Quindi, per evitare che si rompa la macchina, compriamo solo quelle originali. Dato che abbiamo dei soldini in più per poter prendere questo caffè, l'abbiamo preso. Ho preso ginseng e orzo.
Allora, sono tipo le 3:30, no, le 3 del pomeriggio. Io sto trascrivendo alcuni ricette, questa qua già ce l'avevo da inserire nel quaderno. Ho riscritto e avevo un quaderno delle ricette che li sto trascrivendo sopra il computer per averli tutti in un unico formato e un po' tutte raggruppate. Mi mancano alcune ricette e da scrivere 3 ricette o 4 ricette perché li sto trascrivendo tra virgolette con Telegram. Cosa intendo per Telegram? Faccio la trascrizione vocale della ricetta, dopo la porto su Word e su Word la modifico. Scusate il casino qua davanti, ma sto mettendo a posto e la trascrivo. Adesso sto trascrivendo tutte le torte, torte, ciambelloni, biscotti. Alcuni non hanno scritto il procedimento perché diciamo che sono molto semplici, quindi il procedimento, diciamo, è sempre quello, quindi c'è scritto solo i tempi di cottura e i gradi, quindi molto bene. E devo scrivere altri 3 torte, inserisco in un unico file. Ho progettato questo file sotto forma di biscotti, torte, tipo Kinder fetta latte, tipo dolci con lievito di birra. Ok, li sto classificando in questa maniera. Dopo le stampo, prima le stampo in versione A4, ma in formato libro in modo da inserirle nel mio ricettario. Più avevo altre ricette di roba salata tipo minestrone, pollo e roba del genere, anche lì le metto in versione libro in modo da inserirlo nell'altro quaderno. Poi ho altre ricette che ce l'ho in formato A4, quindi stampo avanti e indietro e le inserisco nel fascicolo perché le ho in quella maniera. Vado a continuare a fare questo lavoro mentre mi bevo il mio cappuccino con il Montelatte e con il caffè d'orzo, perché il caffè normale ultimamente mi sta dando dei problemi come negli ultimi 2 anni, soprattutto da aprile fino a settembre circa. Quindi un giorno vi spiegherò il problema. Ci vediamo più tardi. Forse oggi mio nipote non viene, forse, perché ha convinto l'altro nonno a portarla a fare le scarpe. Quindi la va a prendere lui con la madre e dopo vanno a farsi le scarpe. Ho il dubbio se viene dopo. Sì, ce l'ho. Probabile che viene. Non lo so, vediamo. Ci vediamo dopo. Buongiorno, oggi è giovedì. Dato che il video che ho fatto sia martedì che mercoledì, che volevo fare due vlog, sono venuti davvero corti, 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 uno da 4 minuti, l'altro da circa 9 minuti, ho deciso di incorporarli insieme a questo che faccio oggi. Tanto sicuramente verrà piccolino anche questo e salto il video di giovedì a caricare. E lo carico direttamente venerdì, questo vlog di 3 giorni con me. E volevo anche comunicarvi che dalla prossima settimana cominciano a starci 3 video, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 8, perché dato che sto riscontrando poche visualizzazioni nei video, e fare video tutti i giorni e avere visualizzazioni basse, cioè adesso io devo stare a stressarmi a fare video tutti i giorni e a volte non sapere neanche che contenuto portare, ritorno a fare 3 video a settimana. Dato che l'ultimo video che avete visto, quello di mercoledì, che era un cosa mangio in un giorno, ha fatto, diciamo, tra virgolette, flop, perché comunque è una delle pochi formato di video che sul mio canale hanno successo, tra virgolette.
quindi ho deciso di comunque sì, fare sempre i white day nel vlog, dato che pare che voi li preferite nel vlog, quindi così ritornerò a fare 3 video a settimana, fare i white day nel vlog, pulizie nel vlog, perché a quanto pare le pulizie, solo video pulizie non vi piacciono, però vedo che ad altri canali vanno benissimo, quindi molto probabilmente non sono io in grado di farli. E basta, ci vediamo nell'arco della giornata. Nel frattempo io mi sto vedendo indagini ad alta quota su canale 35 Focus. Tra un po' dovrei riuscire a comprare due cose. Oggi mia nipote sta a casa fino a martedì, quindi ricomincia mercoledì a scuola, quindi oggi non ce l'abbiamo perché, oddio, ce l'abbiamo nel pomeriggio perché i genitori devono andare a un appuntamento, quindi nel pomeriggio sta con me, quindi non so neanche quanto riesco a registrare. E domani ce l'ho di mattina, sabato e domenica, vabbè, sabato andiamo a fare spesa e vabbè, domenica ho un 50° di matrimonio ed è anche Pasqua di uno zio. Non è che mio papà io tanto di andarci, non perché comunque sempre Pasqua avrei preferita passarla in un altro modo la Pasqua, quindi se avrebbero fatto festeggiare il 50° un altro giorno era meglio, però comunque uguale. E in caso domenica non farò il video né di pulizie né domenicale, lo farò lunedì perché è Pasquetta, quindi molto probabilmente lunedì di Pasqua non uscirà nessun video, andrà direttamente mercoledì col video di lunedì. Vediamo un po', vediamo come si evolve la situazione con 3 video a settimana. Noi ci vediamo in giornata. Ciao. Questi sono i dati di Ecuador. Tragicamente, i dati mostrano che a causa della manutenzione errata del sensore dell'angolo di attacco, il volo 610 ha presentato tutte e 3 le condizioni. La serie di problemi è iniziata quando il sensore. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Questo cacao amaro della passata della Consiglia e fette di scottare queste qua che piacciono a mio padre della Crisimon. Non so se vi ricordate che io portavo questa felpa qui, io la chiamo felpa, con le tasche davanti aveva il cappuccio. Il cappuccio l'ho tolto perché tanto mi stringeva al collo, perché qui c'era l'incrocio, l'incrocio mi dava fastidio e perché era abbastanza pesante, l'ho tolto, ho recuperato quello che stava qui intorno, diciamo dove stava il laccio, infatti vedete qua che io l'ho tagliato, ho ristretto. Dici perché non l'hai lasciato? Perché mi dava fastidio, perché essendo rossi mi dava fastidio, anche uno me ne dava fastidio, quindi ho fatto in modo da toglierli, quindi mi compare in questa maniera. Cercherò di mandarlo alla parte dietro, qui dietro che non si vede, anche se sta davanti non è un problema, e rifinisco tutto questo. L'unica cosa che penso che mi sarà un po' scollato, si dice così, scollato, vediamo un po' come si evolve la situazione. Una cosa che mi rimane questo rosso qua di dietro, devo prendere la spazzolina, quella togli i pelucchi, per levare tutta sta roba. E questo adesso vado a ricucire tutta questa parte qua, che l'ho fatta a mano, la vado a cucire tutta e dopo vado a inserirla qua dentro, la vado a mettere qua dentro. Una cosa che forse non riesco a farlo oggi, qui in caso tanto la vado ad allargare qua così, ma lui che mi fa meno spesso, proprio per quello dopo l'ho tagliata. Tipo un bordino alto 1 cm, penso che non mi dovrebbe stare accollato. Ho provato a mettermi solo questo, così mi entra. Doppio non ci ho provato.
Ma penso di sì, perché comunque pure prima mi entrava, soltanto che a volte facevo fatica e poi mi dava fastidio il collo, il cappuccio, poi non lo mettevo quasi mai. E lo devo fare anche su quell'altra felpa uguale identica a questa. Levo il cappuccio, poi col cappuccio non lo vado a buttare, lo recupero per un'altra cosa, solamente ci farò qualche altra cosa. In caso volevo provarci a fare delle ciabatte da camera, quindi senza la base sotto tipo infradito, però comunque può essere sempre comodo per fare una cosa del genere. Quindi adesso è l'ora di pranzo, vado a finire di fare il pranzo e dopo in caso vado a cucire questa cosa qui. Il pannolino. Lì ci sono le tartarughe. Ci sono le tartarughe verdi. Le tartarughe come me. Compriamone uno. Ora, ieri vi ho parlato del fatto che ho smontato il cappuccio di questo maglione e l'ho rifatto in questa maniera. Però adesso mi sto rendendo conto qua è troppo, diciamo, è troppo largo. Comunque, non fa niente. Proporrei di fare tipo un elastico. Metterci dentro un elastico per farlo stringere un pochetto, però volendo può rimanere anche così perché alla fine non è che mi importi più di tanto. È un maglione che utilizzo poco, è una, più che altro è una felpa, quindi sta un po' stretto, però non fa niente. L'ho messo sempre poco, in caso lo lascerò a mia nipote quando crescerà, ma vediamo. Sto pensando davvero di metterci un elastico qui. Non mi va di farci i buchi per metterci, diciamo, il coso, perché comunque è basso, il collo non è alto, quindi mo vediamo. Datemi un'opinione voi su questa cosa. Al massimo posso metterci anche una chiusura lampo qua davanti. Boh, vediamo. E pensare che quando c'avevo il cappuccio mi stava stretto. Forse perché c'era l'intreccio, boh, non lo so. Vi faccio vedere pure da qua, che prima ho fatto vedere dallo specchio. Vedete che cosa mi fa. Però comunque non è male. Neanche così, perché in fin dei conti esiste coperta, però. Boh, vediamo. Non lo so. Vabbè, concludo qua questo video. Noi ci vediamo mercoledì, lunedì, no, lunedì. Sì, può essere che lunedì esce qualche video, non lo so, vediamo. Non lo so perché comunque non, sì, non ho video da caricare, quindi molto probabilmente non ne uscirà neanche uno. Ci vediamo o lunedì o mercoledì. Ciao!